In generale, diciamo, la comprensione verso l'esterno dell'attività di ricerca è un problema molto forte. A livello familiare, nel mio caso, non è un grosso problema, in quanto mia moglie fa il mio stesso mestiere, quindi è una situazione favorevole. Però se guardiamo più all'esterno è sicuramente un problema, in particolare per la matematica il livello di divulgazione è ancora molto basso, non a caso Sono impegnato con la Società Italiana di Matematica Applicata Industriale in un progetto che è proprio rivolto alla divulgazione della ricerca matematica verso la società civile. Devo dire che non esiste, perlomeno per quanto mi riguarda, una giornata tipo lavorativa. Dipende molto dai periodi durante l'anno. Ci sono periodi particolarmente intensi dove l'attività di ricerca assorbe completamente, e per completamente significa veramente le 24 ore, è come un progetto che si attiva in background, e anche quando si svolgono altre attività quotidiane resta il pensiero su quale può essere l'idea o, diciamo, il passaggio fondamentale per risolvere un determinato tipo di problema. La vera difficoltà, più che la giornata tipo, è avere la settimana tipo o il mese tipo. Per affrontare un problema serio c'è veramente bisogno di tanto tempo, in maniera continuativa, senza interruzioni di alcun tipo, e questo diventa molto difficile soprattutto, diciamo, quando si è impegnati in attività anche burocratiche, di gestione poi dell'attività di ricerca. La ricerca è sicuramente una passione e non l'ho mai percepita nel mio caso come un lavoro, anche se bisogna fare una precisazione, soprattutto oggi fare ricerca significa anche essere buoni manager, cioè significa gestire progetti di ricerca, capire come porsi verso l'esterno, e quindi sono richieste competenze che un tempo probabilmente erano meno rilevanti. Sicuramente fare ricerca in Italia oggi è molto difficile, richiede sia fegato che cuore che fortuna. Resta una delle professioni, a mio avviso, più gratificanti tra tutte quelle che un giovane può affrontare. Fare ricerca significa avere di fronte a sé una sfida continua e costante, non porsi dei limiti. Quindi, se dovessi probabilmente dire le qualità principali, oltre ovviamente al talento che è indispensabile, sono una buona dose di irresponsabilità e sapere accettare sfide che vanno al di là di quelle che possono essere le proprie capacità, o quantomeno le capacità percepite. Resta la difficoltà oggettiva nel contesto attuale di affrontare questo tipo di professione. In generale è molto difficile, ancora una volta posso dire nel mio caso di essere stato fortunato, in quanto svolgendo lo stesso tipo di attività in famiglia si ha maggiori possibilità di coordinarsi e di capire quali sono le esigenze dell'altro. La difficoltà principale sta in quello che ho detto prima: la ricerca assorbe completamente, non lascia tempo per nient'altro. E quindi è molto difficile quando si hanno poi figli, quando ci sono esempi noti di matematici anche in tempi estremamente recenti, ma di scienziati in generale, in cui per ottenere un certo risultato si è dovuti andare all'isolamento più totale, isolamento familiare, isolamento dagli amici, e queste sono scelte, la cosiddetta scelta di vita, che spesso è difficile fare. Dal punto di vista della ricerca svolta in collaborazione o svolta, diciamo, individualmente, la matematica gioca ancora in parte un'eccezione rispetto ad altre discipline. Sostanzialmente la ricerca oggi è una ricerca in collaborazione, ricerca in team, e la matematica applicata non fa eccezione. La matematica in sé per sé però lascia ancora un grosso spazio alla ricerca individuale. Ancora oggi alcune tra le scoperte matematiche fondamentali sono fatte da singoli
che spesso hanno quella caratteristica che dicevo prima, la capacità di isolarsi dalle distrazioni del resto del mondo. È il caso di Grigori Perelman, che per l'appunto recente matematico russo a cui recentemente è stata assegnata la medaglia Fields, che ha poi rifiutato. La medaglia Fields è il riconoscimento principale che esiste in matematica, l'equivalente, diciamo, del premio Nobel in altre discipline. E la sua caratteristica è stata, oltre a una genialità indiscussa, è quella di aver vissuto ai margini completi della società, potersi dedicare completamente, esclusivamente a quel tipo di problema. Beh, i consigli da dare ai giovani che vogliono iniziare questo tipo di attività. In realtà la prima cosa che uno dovrebbe fare, al di là del fascino che può subire dall'attività di ricerca, è cercare di capire quale talento lui ha e indirizzarsi in quella direzione. Ho visto molti giovani seguire la strada sbagliata semplicemente perché non capiscono che ciò che gli riesce facile non è facile in assoluto, ma è facile perché è lì dov'è il proprio talento. Non bisogna cercare necessariamente la strada più difficile o più tortuosa. Detto questo, è necessaria una grande determinazione, desiderio di mettersi in discussione, grande capacità anche di concretizzare quello che si sta facendo, oggi è estremamente importante, e poi forse, devo dire, la cosa più importante è collocarsi da subito in una prospettiva europea o quantomeno internazionale. Non bisogna mai restare troppo legati alla realtà in cui si svolge anche o si sono svolti i propri studi, se non, diciamo, come punto di contatto importante dal punto di vista magari del docente che ha indirizzato o ha ispirato le prime attività di ricerca, ma già collocarsi in una prospettiva anche lavorativa in particolare molto, molto più ampia, per non rischiare, diciamo, di correre il rischio di essere poi dei delusi e inevitabilmente anche dei frustrati nella propria professione.